Buongiorno a tutti, Nadia Simonato della Federazione Italiana Sciacco, insegnanti e operatori. Oggi ho il piacere di intervistare Anna Fazzari, una psicologa, psicoterapeuta e sociologa. Buongiorno Anna. Buongiorno a lei. Può raccontarci un po' di più, Anna, qual è l'esperienza sua personale e il collegamento? Io so che ci sono delle collaborazioni che lei ha avuto modo di mettere in atto nella sua attività professionale con il mondo dello shiatsu. Il mondo dello shiatsu mi è stato, diciamo, ci siamo scontri e incontrati con una persona specifica, con Renato Zaffina. Una persona che già stimavo per le sue qualità personali, però poi abbiamo avuto modo, confrontandoci, parlando, di elaborare dei progetti, delle idee da mettere poi in campo, dove si potevano incontrare i nostri mondi professionali. E da lì abbiamo sperimentato e trovato quelli che sono gli accordi, che potevano essere gli accordi fra il suo mondo, quindi il mondo dello shiatsu e il mio mondo, il mondo della psicologia, indirizzato però in un campo specifico, nel settore specifico che mi appartiene, il campo della salute e del benessere delle persone, perché io lavoro nel campo della salute, sono psicologa e psicoterapeuta nel campo della salute dell'infanzia, dell'adolescenza, neuropsichiatria infantile e anche degli adulti come CLESS. Anna, alcune parole chiavi che abbiamo visto che connettono la professione, lo shiatsu fisio, grazie appunto anche a collaborazione con il nostro presidente Renato Zaffina e il lavoro che lei ha modo di svolgere sul campo, sul territorio, e abbiamo visto alcune parole. Mi va di nominarle ora in modo che così Anna ci possa spiegare un pochino meglio il significato di questi termini. Parliamo di lavoro sinergico. Cosa ci racconta rispetto a questo, Anna? Sinergico perché siamo tante energie insieme impegnate nel lavoro con le persone, e la sinergia per noi è stata un'intesa sia emotiva, sia relazionale, ma anche intellettuale, nel senso che abbiamo condiviso pensieri, emozioni, ma anche degli obiettivi comuni da raggiungere, e siamo stati alla pari come professionisti, nel senso che non c'è stato la psicologia che ha predominato, lo shiatsu che ha predominato, e quindi sinergia intesa come lavoro fra pari. Molto bello questo termine, grazie Anna. Altro termine importante, parola chiave che avevamo visto insieme è la corresponsabilità. Corresponsabilità è una parola importantissima ma sottovalutata, ed è una parola su cui sto cercando di lavorare insieme anche con Renato Zaffina, nel campo sempre della salute. Corresponsabilità per noi è stato quello di coinvolgere tutte le persone con cui noi siamo venuti a contatto, quindi bambini, adolescenti, adulti, genitori, di renderli parte attiva. Ognuno è parte attiva di un processo di cambiamento ed ognuno ha le sue responsabilità in questo processo, che vuol dire: non delego la gestione della mia salute, dei miei problemi o dei problemi dei miei figli ad un professionista, ad un'altra persona diversa da me, ma insieme gestiamo la salute e troviamo quelle che sono le strade percorribili, ma che non sono le strade dello psicologo, le strade del professionista shiatsu, ma sono le strade della singola persona, e noi tracciamo soltanto quelle che sono le linee guida, gli argini, il filo rosso, ma tutto il resto lo deve mettere la persona che è protagonista. E quindi per noi è questo il senso della corresponsabilità, che non è mai data una volta per tutte, nel senso che ci rendiamo conto che c'è molto da lavorare, perché l'abitudine consolidata nel tempo è quella di vado dal professionista e io uso un termine che pure è brutto, però è molto psicanalitico,
vomito sul professionista quello che è il mio malessere e il professionista lo raccoglie. Invece noi non vogliamo fare questo, noi vogliamo insieme dire che dobbiamo lavorare insieme. Allora, corresponsabilità è qualcosa per cui noi abbiamo degli strumenti che stiamo affinando, che stiamo elaborando nel tempo, ma li dobbiamo affinare ed elaborare continuamente, perché cambiano questi strumenti per tutte le persone che incontriamo. Non esiste una corresponsabilità, concetto teorico dato una volta per sempre, ma esiste una declinazione che poi è personale, soggettiva, culturale e anche ideologica. Quindi dobbiamo avere la mente sufficientemente aperta ad accogliere anche queste diversità, che sono anche la ricchezza della nostra vita. Assolutamente, bello Anna, esattamente il contrario di quello di dare delega e accettare delega, insomma, ma aiutare la persona a essere attore, protagonista, bellissimo. E un'altra parola chiave, che in realtà per questo caso è una parola composta, è convergenza di competenze. Cosa ci racconta Anna con questo? Anche questa è una bella impresa, è un'utopia? Non lo so, un'utopia come intesa come qualcosa di bello verso cui tendere, qualcosa di importante per cui lavorare. La convergenza è anche questa, è un'alchimia. Io credo che sia un'alchimia, frutto poi della chimica di ognuno. Convergere tutti insieme verso l'obiettivo comune con le nostre specifiche competenze, senza sentirci meno o più delle competenze altrui, ma tutti insieme convergere per migliorare quella che è la salute mentale, fisica, psicologica, e insegnare o far apprendere o promuovere quella che è la salute. È anche un modo nuovo di affrontare i problemi, perché noi non risolviamo i problemi delle persone una volta per tutte, ma noi mettiamo in atto dei processi che mettono in grado le persone di affrontare e di capire se stessi, il proprio corpo, la propria mente, le proprie dinamiche, la propria vita. Io uso un termine con Renato, una volta ci abbiamo lavorato con Renato Zaffina, mio grandissimo compagno di viaggio, io lo chiamo maestro e compagno di viaggio, perché noi ogni volta facciamo un viaggio, ogni progetto è un viaggio e non sappiamo mai dove ci porta, sappiamo come partiamo, con quali strumenti, però non sappiamo dove arriviamo. In effetti, ecco, abbiamo degli strumenti ogni volta nuovi, li dobbiamo elaborare c'è molto lavoro prima di fare il progetto. Poi quando iniziamo già abbiamo trovato una convergenza di idee, di strategie, di modalità, di idee guida. E poi la cosa che mi piace, che vorrei dire, che sempre a proposito dell'alchimia, quando io e Renato siamo insieme, spesso siamo insieme anche con altri professionisti, abbiamo sperimentato anche altre competenze, quindi questa convergenza di competenze è plurale, quindi siamo più di due, spesso abbiamo utilizzato anche il teatro, abbiamo utilizzato anche l'arte, basta che ci guardiamo e sappiamo già dove l'altro deve stare zitto e cedere il passo all'altra competenza. Questa penso che sia Freud la chiamava l'arte, credo che sia proprio l'arte di saper stare zitti e cedere il passo a un'altra competenza, che è frutto comunque di tanto lavoro fatto insieme, di tanta fatica anche fatta insieme. Immagino che certi risultati avvengono con tanto impegno e tanto lavoro condiviso, per cui si parte da un desiderio, ma poi si lavora sopra per poter portare avanti un processo. Anna, so che ci sono delle attività tantissime legate al tema della famiglia, come ci ha appena raccontato il nostro professionista, ma c'è anche un progetto nuovo che sta partendo recentemente. Ci può raccontare, Anna, qualcosina di questo progetto che, se ho capito, è lì o appena approvato?
Il CLES, di cui io sono presidente e anche psicologa, è partner ufficiale di un centro antiviolenza accreditato, quindi uno dei centri antiviolenza accreditato a livello nazionale, quindi legati all'1522, che è il numero nazionale in caso di violenza alle donne, quindi collegato con le forze dell'ordine, polizia, carabinieri, tribunale, case rifugio, ospedale, quindi con il percorso rosa. A livello sperimentale, quando c'è stato il momento di progettare, sono riuscita, perché era una cosa in cui gli altri un pochino erano diffidenti, ad introdurre accanto al lavoro psicologico di empowerment, come si dice in maniera nobile, ma diciamo di arricchimento e di sviluppo di quelle che sono le capacità e le risorse presenti in ciascuna donna, anche quando è abusata, siamo riusciti ad inserire anche il tema dello shiatsu e il laboratorio dello shiatsu, come inteso come percorso, laboratorio da fare per la prima volta, quindi approvato a livello regionale nella regione Calabria, quindi approvato con decreto da parte dell'assessorato alla sanità, quello di affiancare nel percorso psicologico delle donne anche il percorso dello shiatsu, che è importantissimo perché il corpo di una donna abusata, violentata, non solo dal punto di vista fisico ma anche psicologico, morale, etico, religioso, è un corpo violato, ci sono dei limiti che si sono un attimo, per un attimo, per tanto tempo, sono stati frantumati. Noi dobbiamo ricompattare questi limiti, ricompattare l'identità di queste donne e aiutarle a, con determinazione e con forza, a rientrare dentro la propria vita. E lo shiatsu può, secondo me, è un ingrediente fondamentale che noi sperimenteremo con Renato, un ingrediente fondamentale per la costruzione di una nuova, una donna libera, non abbia più vergogna di quello che è successo e che non abbia vergogna di dirlo. Il fatto che sia un uomo, noi siamo un centro antiviolenza di donne, il fatto che ci sia un uomo dentro il centro antiviolenza, di un uomo esperto e specialista dello shiatsu che lo faccia insieme, lo faremo insieme con un gruppo di donne che hanno già fatto un primo percorso di uscita dal ciclo della violenza, è qualche cosa di rivoluzionario e ci stanno tutti a guardare. Quindi il buon Dante diceva: qui si parrà la tua nobilità, nel senso che veramente abbiamo un carico notevole di studio, ma sappiamo che insieme ce la possiamo fare. E devo dire che le donne informate, quindi abbiamo già il gruppo, le donne informate sono entusiaste, non hanno mai fatto un trattamento shiatsu, non conoscono lo shiatsu, gliel'ho spiegato e sono entusiaste di iniziare questo percorso. Quindi c'è un investimento anche emotivo ed energetico su questo tema, quindi speriamo bene, incrociamo le dita e ce la possiamo fare. Ce la farete di sicuro. Anna, ma intanto complimenti, tutti gli auguri a questo splendido progetto che direi che va duplicato, va replicato, oltre che sperimentato, poi portato nel tempo, portato in altre regioni e condiviso. Io ringrazio Anna Fazzari per questo suo contributo, spero anche in un'occasione prossima di poter magari completare la nostra chiacchierata con altri ulteriori argomenti e grazie ancora, a presto. Grazie a lei, buon lavoro.